Novembre 1930. Velia Matteotti scrive a Gaetano Salvemini. Le parli il cuore di chi raccoglie e custodisce giorno per giorno tutte le disperse parole di un testamento sacro a noi e ai nostri figli. Le dica il cuore che ogni giorno si aggiunge a esso una nota, una memoria, il lento lavoro di chi solo crede e spera e di chi, nel silenzio di se stesso, dalle forze che credeva distrutte, rileva la necessità di vivere e operare come può e come sa, ma con animo puro e forte. Voglia avere almeno quel poco di consolazione che un amico dona all'altro nel momento più duro e pensare che nel suo stesso culto vivono vicini e lontani, morti e vivi, i migliori uomini che ancora rimangono. E con queste parole di Velia Matteotti rivolte a Gaetano Salvemini cominciamo la terza lezione di storia sul Novecento italiano con un ospite che tutti conoscete, Giovanni Sabatucci. Io sono Paolo Di Paolo e ho il compito, come molti di voi sanno, di introdurre semplicemente queste lezioni sul Novecento italiano. Molti di voi ormai sono affezionati, quindi di domenica in domenica sanno già che porteremo avanti un percorso che toccherà le tappe centrali della storia di questo secolo dalla prospettiva italiana e arriveremo appunto a ridosso dei nostri giorni con una lezione su Tangentopoli. E l'attenzione per il Novecento, per questo secolo, davvero sembra carica di emotività, davvero sembra anche piena di suggestioni, di testimonianze che si faranno via via personali addirittura nelle prossime lezioni. Queste lezioni di storia, ideate dagli editori La Terza, si propongono di essere un primo gradino d'avvicinamento alla storia e vengono così realizzate grazie al supporto di questi autorevolissimi storici. Giovanni Sabatucci si è laureato a Roma con Renzo De Felice in un anno molto particolare che è il 1968, oggi insegna all'Università La Sapienza di Roma. Ho chiesto anche a lui, come mi capita di chiedere agli altri storici, la domanda, se volete, un po' ingenua che si può fare, come si diventa storici, come ci si scopre storici. E mi ha raccontato che anziché portare avanti una passione che pure poteva venirgli dai suoi studi di filologo, di antichista, l'aria che si respirava in quegli anni, che era un'aria anche di impegno politico, l'ha portato poi a studiare la contemporaneità, la storia contemporanea, in un contesto in cui la storia contemporanea non era codificata, cristallizzata anche a livello accademico come potrebbe essere oggi. Ha studiato attentamente la crisi del dopoguerra e dello Stato liberale, la storia del socialismo italiano. C'è un suo testo che si intitola I combattenti del primo dopoguerra, pubblicato nel 1974, e un altro, Il riformismo impossibile, storia del socialismo italiano, che dà conto appunto di questo lavoro di ricostruzione anche dell'anima del socialismo italiano. Il testo più recente, pubblicato da La Terza, è Il trasformismo come sistema, ma credo che valga la pena, anche se è notissima la cosa, ricordare Sabatucci anche come l'autore, insieme a Vittorio Vidotto e in parte Andrea Giardina, del più noto, più usato, più consueto manuale di storia nei licei e nelle università. Ed è davvero difficile non imbattersi in questo prezioso strumento. Due o tre cose ancora, semplicemente per dare così delle curiosità minime. 1924, siamo al di là dell'oceano in un'età definita l'età del jazz, ma esce nel 1925, pensate, Il grande Gatsby di Fitzgerald, esce Mrs. Dalloway in quell'anno successivo a quello di cui parleremo oggi, ma nello specifico 1924 esce La montagna incantata di Thomas Mann, quindi vedete il fermento anche letterario di questo periodo. E per dare ulteriori due curiosità, nel 24 negli Stati Uniti si apre la prima fabbrica per la produzione di prodotti surgelati e viene completato il catalogo Draper della classificazione di oltre 200.000 stelle. Stanno succedendo cose importanti nel mondo in questi anni, ma noi ci spostiamo con la prospettiva sul nostro paese per sentire raccontare da Giovanni Sabatucci il delitto Matteotti. Grazie, grazie a chi mi ha presentato, grazie a voi che siete qui. Vorrei partire subito dai fatti, anzi dal fatto, che peraltro è un fatto molto noto e nei suoi termini essenziali è questo.
alle 16.30 del 10 giugno 1924 a Roma, un uomo politico molto noto, un deputato socialista, segretario di un partito di opposizione, Giacomo Matteotti, viene aggredito, rapito, ucciso dentro un'auto in pieno giorno. Si saprà di lì a poco che i suoi assassini sono membri di una organizzazione illegale, di una specie di polizia parallela, che fa riferimento, anche se indirettamente, al governo in carica. Il governo in carica è presieduto da oltre un anno e mezzo da Benito Mussolini, dalla marcia su Roma. Mussolini ha appena stravinto le elezioni politiche che si sono tenute due mesi prima, il 6 di aprile, con l'aiuto di una legge elettorale varata ad hoc. Comunque ha stravinto. L'esito di queste elezioni è stato duramente, violentemente contestato da Giacomo Matteotti 10 giorni prima, il 30 di maggio, in un discorso alla Camera. Questo discorso è stato accolto molto male dai fascisti, ci sono state minacce implicite, esplicite anche a mezzo stampa. Capite che si tratta del più classico dei delitti politici. Un leader dell'opposizione, forse il leader dell'opposizione, ucciso nella capitale in pieno giorno, alcuni pensano per mandato diretto, altri per ispirazione, comunque per responsabilità oggettiva del capo del governo. Questo spiega la enorme risonanza dell'evento in Italia, ma anche fuori d'Italia. Non solo. Questo evento è uno snodo essenziale, tutti pensano sia uno snodo essenziale in un percorso che è il percorso che porta una democrazia liberale, per quanto fragile, vulnerata come era quella italiana, a trasformarsi in poco tempo in una dittatura personale monopartitica, e questo è un tema su cui si discute da allora, si discute da oltre 80 anni e anche qui discuteremo. Ma torniamo ai fatti, ai dati di fatto, cominciando con la scena del crimine che è poco distante da qui, a circa 2 chilometri. Penso che molti di voi ci saranno passati per arrivare qui in auditorium, è Lungotevere Arnaldo da Brescia. Molto diverso da come è adesso, non c'era naturalmente il sottovia, non c'era naturalmente il monumento a Matteotti che adesso è lì, non c'era il ponte che sarebbe stato costruito fra il 24 e il 29 e si sarebbe chiamato Ponte Littorio, poi a fascismo caduto sarebbe stato reintitolato appunto a Giacomo Matteotti. Matteotti è appena uscito dalla sua casa di via Pisanelli, dietro, la casa è ancora lì, questa non è cambiata per niente, è cambiata credo solo la tinteggiatura, è ancora lì al civico 40 di via Pisanelli e la potete vedere se ci passate. È appena uscito, non si sa dove diretto, alla moglie dice che esce e che tornerà per la sera, per la cena. La moglie ha detto che lui è uscito con solo poche lire in tasca, senza indossare né il gilet né il cappello, cosa abbastanza insolita allora, anche se era un pomeriggio molto caldo, per un uomo dall'abbigliamento molto accurato come era in genere Matteotti. Quindi non sappiamo dove andasse, forse andava alla biblioteca della Camera, dove andava spesso. Qualcuno ha pensato, proprio per questo suo abbigliamento, che andasse semplicemente a fare una passeggiata o addirittura un bagno in Tevere, cosa che allora si faceva, ma non abbiamo conferme. Lui esce e c'è l'auto degli assassini, una Lancia Lambda, macchina piuttosto lussuosa dell'epoca, che lo aspetta. Matteotti esce da via Pisanelli, imbocca via Mancini in direzione Lungotevere. Nella traversa successiva, che è via degli Scialoia, dove adesso è l'Impdap, forse qualcuno se lo ricorderà,
c'è parcheggiata all'angolo con Lungotevere quest'auto con i suoi assassini che lo stanno aspettando, lo seguono, lo controllano da qualche giorno. Lui attraversa il Lungotevere verso la sponda del fiume e viene afferrato, immobilizzato, picchiato e caricato a forza sulla macchina dai sicari. Enrico Dumini, il capo del comando, in realtà non guidava lui la macchina, lo ha detto lui per evidenti motivi, ma stava dietro fra i pugnalatori, fra gli assassini di Matteotti. Matteotti lotta furiosamente dopo che è stato caricato sulla macchina, sfonda con un calcio il vetro divisorio che c'era nelle auto allora fra il posto dello chauffeur e l'abitacolo dei passeggeri. Non sappiamo con certezza quando è stato colpito, sicuramente sulla macchina, molto probabilmente subito dopo il sequestro. Sappiamo però per certo che l'auto parte subito a tutta velocità per il Lungotevere, arriva a Ponte Milvio, attraversa Ponte Milvio, allora le auto potevano attraversare Ponte Milvio, attraversa Ponte Milvio, e lo sappiamo perché molti la notano perché a Roma allora circolavano poche macchine, questa era una grossa macchina, andava a tutta velocità e per giunta l'autista era praticamente attaccato al clacson. Pare per coprire le grida della vittima o per farsi strada. Comunque capite che è un comportamento poco consono a chi sta svolgendo una missione illegale e segreta. Il cadavere di Matteotti sarà cercato invano per 2 mesi. Lo si cerca un po' ovunque, non lo si trova. Lo si ritrova soltanto a metà agosto, spogliato dei suoi abiti, sepolto in modo abbastanza approssimativo nella radura di un bosco che è la macchia della Quartarella. Siamo appunto sulla Flaminia, a circa 25 chilometri da Roma. In realtà non viene trovato subito il cadavere, prima del cadavere viene trovata la giacca di Matteotti. Il 12 di agosto un cantoniere trova in un condotto di scolo la giacca di Matteotti, che è molto importante perché presenta una serie di tagli che poi permettono di capire come è stato ucciso. Stranamente si trova la giacca e invece i pantaloni non sono qui, erano stati trovati nel bagaglio del capo del comando insieme ad altro materiale compromettente, pezzi di tappezzeria dell'auto e altro. Trovata la giacca, naturalmente poi le ricerche si concentrano nella zona e portano alla scoperta del cadavere da parte di un brigadiere dei carabinieri, che però non era in servizio ed era il figlio del guardiano della tenuta Ludovisi Boncompagni, dove viene trovato il cadavere. Carratelli si chiamava. Le circostanze del ritrovamento presentano alcune stranezze che adesso sarebbe lungo enumerare, e questo ha fatto pensare che il ritrovamento della giacca fosse stato in qualche modo pilotato. Io questa ipotesi credo poco, per il semplice motivo che se si fosse voluto o dovuto pilotare qualche cosa, per chi faceva questa operazione sarebbe stato molto meglio pilotare la scomparsa del cadavere. Vedremo poi perché. Comunque, ovviamente dopo 2 mesi il cadavere è in condizioni pessime, viene comunque ugualmente sottoposto ad autopsia, e l'autopsia, insieme all'esame della giacca, dei tagli sulla giacca, accerta che Matteotti è morto per un colpo di arma acuminata inferto dall'alto in basso, dal basso in alto, anzi, fra l'ascella e il torace, da questa parte qua. Bene. È il caso ora di prestare attenzione ai protagonisti, alle persone del dramma, come si suol dire, la vittima e i carnefici. La vittima è Giacomo Matteotti. Nel giugno del 24 aveva appena compiuto 39 anni, era nato il 22 maggio dell'85 a Fratta Polesine. Da una famiglia ricca, decisamente, anche se di ricchezza recente. Era sposato da una decina d'anni con Velia Titta,
aveva 3 figli piccoli, una femmina e 2 maschi. Era deputato alla terza legislatura, alla sua terza legislatura, era stato eletto per la prima volta nel 19, era, come vi ho detto, il segretario del Partito Socialista Unitario, il partito riformista di Turati, di Treves, di Modigliani, che si era staccato dal PSI massimalista nell'ottobre del 22. Aveva un curriculum molto simile a quello di tanti suoi compagni di partito. Si era laureato brillantemente a Bologna in legge, ma aveva fatto poi soprattutto, come facevano molti di questi, come li chiamiamo, apostoli del socialismo rurale, aveva fatto l'organizzatore di leghe contadine in Polesine, che era una delle province più povere allora del centro-nord, era stato amministratore locale prima di diventare deputato. Era un riformista sui generis, se vogliamo, era un riformista di sinistra. Durante la guerra aveva assunto una posizione radicalmente antimilitarista e pacifista. Nel immediato dopoguerra era stato per un momento affascinato dalla sirena rivoluzionaria, dal mito sovietico, ma nella sostanza non si era mai allontanato dalle sue radici e dalla sua militanza riformista. Nel biennio 21-22, quando comincia nella Padania, scusate ma ogni tanto ho bisogno di schiarirmi la gola, quando era cominciata nel 21-22 la grande offensiva dello squadrismo fascista contro le organizzazioni rosse della Padania, Matteotti era stato una delle vittime di queste, era stato aggredito già un paio di volte in quel periodo. Quando nasce il Partito Socialista Unitario con la scissione dell'ottobre 22, i grandi vecchi del socialismo riformista italiano puntano su di lui, lo scelgono come segretario. Perché? Perché è giovane, è combattivo, ha molto carisma personale, è molto preparato, è un uomo che sa leggere i bilanci, conosce i problemi delle amministrazioni locali, della legislazione. Insomma, lo fanno segretario di questo partito. Come segretario del partito lui si impegna in una battaglia su 3 fronti. Ovviamente contro il fascismo, la principale. Contro il settarismo dei comunisti di allora, con cui ha delle polemiche anche molto dure, ma anche contro certe tendenze compromissorie nei confronti del regime che affiorano nel suo stesso partito, nel Partito Socialista Unitario, soprattutto fra i quadri sindacali che avevano in gran parte aderito appunto al PSU. Il suo discorso, il suo famoso discorso che ho citato prima del 30 maggio 1924 è stato letto anche in questa chiave. Quando Matteotti parla, attacca e chiede addirittura l'annullamento di quelle elezioni, in realtà sa bene che non potrà ottenere l'annullamento. Sa anche che la vittoria del fascismo è probabilmente un fatto non effimero. Sa che è dovuta forse non solo ai brogli e alle violenze. E allora che cosa vuol fare? Lui vuole fondare una opposizione vera, dura, intransigente e si candida implicitamente alla leadership di questa opposizione. Chi sono gli assassini? Amerigo Dumini è il capo del comando omicida. Ha 30 anni, è nato negli Stati Uniti, forse per questo si chiama Amerigo, da padre toscano e madre inglese. È tornato in Italia nel 14, nel 15 e si è arruolato volontario, ha combattuto nella Grande Guerra, è stato pluridecorato, a guerra finita si è subito iscritto al fascio, è stato uno dei membri più attivi e più violenti del fascio fiorentino. Sappiamo sicuramente che il comando omicida era composto da 5 uomini, nella macchina c'erano 5 uomini, 4 più l'autista, che non era Dumini. Ce n'erano probabilmente, anzi sicuramente almeno altri 2 che avevano compiti di supporto.
forse anche qualcun altro che noi non sappiamo, ma comunque il comando omicidi era di 5 uomini, il capo era lui, Dumini. Poi c'erano Albino Volpi, Giuseppe Viola, Amleto Poveromo e Augusto Malacria, che era l'autista, era lui l'autista. Sono tutti sulla trentina, più o meno, sono tutti ex combattenti, soprattutto sono tutti i membri del comando, non Dumini, ex arditi, hanno prestato servizio nel corpo degli arditi. Ufficialmente hanno dei mestieri, sono commercianti o artigiani, in realtà hanno trovato il modo di fare una vita piuttosto agiata facendo il mestiere di uomini di mano al servizio del nuovo potere, al servizio del fascismo al governo. Pestaggi, aggressioni, persino missioni all'estero. Sono la ceca fascista, così venivano chiamati, con evidente riferimento alla polizia segreta sovietica che operava in quel periodo. Riferimento improprio, comunque esagerato, perché non abbiamo di fronte una organizzazione capillare, ben organizzata, abbiamo di fronte una banda o più bande di bravacci violenti e, come vedremo, scarsamente professionali, anche dal punto di vista della professionalità criminale. Quello che è certo è che non agivano per proprio conto, avevano dei riferimenti in alto, e i loro riferimenti erano principalmente due. Uno era Cesare Rossi, capo ufficio stampa della Presidenza del Consiglio, da molti anni braccio destro, testa politica, eminenza grigia, come volete, di Mussolini. L'altro era Giovanni Marinelli, che era il segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, era quello che metteva i soldi, ma faceva anche dell'altro, e pare che in questo caso il suo ruolo sia stato piuttosto forte. Non solo, questi cechisti, chiamiamoli così, avevano altre coperture, altre protezioni al Ministero degli Interni, altrimenti non avrebbero potuto fare quello che facevano. Al Ministero degli Interni, dove sottosegretario, dove ministro era Mussolini, era lui il titolare del dicastero, il sottosegretario, il suo vicario, si chiamava Aldo Finzi, era un conterraneo di Matteotti, un giovane emergente del fascismo. A capo della polizia c'era niente meno che il generale De Bono, aveva solo 58 anni allora, era più giovane di me. E questo era il capo della polizia, il capo della polizia era anche il quadrumviro della marcia su Roma. C'era un altro personaggio importante fra i loro referenti, era il direttore di un giornale appena fondato che si chiamava Il Corriere Italiano. Direttore si chiamava Filippo Filippelli, in realtà era più che un giornalista, era un affarista, era un terminale di traffici abbastanza loschi che si svolgevano intorno all'entourage governativo. Perché è importante Filippelli? Perché quando Dumini ha bisogno della macchina la chiede a Filippelli, e Filippelli chiama il suo noleggiatore di fiducia e gli procura quella macchina. Bene, il rapporto, che è un rapporto ambiguo e mai formalizzato, fra i vertici del fascismo, che sono anche spesso i vertici delle istituzioni, e questo ambiente equivoco fatto appunto di violenti, di affaristi, che si muove appunto intorno alla presidenza del Consiglio, questo rapporto rappresenta bene, fotografa bene quella che era la realtà politica dell'Italia in quel momento. Il fascismo era al governo, l'ho detto, da più di un anno e mezzo, dall'ottobre del 22. Stava cominciando, anzi aveva già cominciato a permeare di sé le istituzioni, a sovrapporre le sue istituzioni, i suoi simboli a quelli dello Stato, ma il processo era ancora all'inizio. La struttura legislativa, giurisdizionale dello Stato liberale ancora era in piedi, esisteva ancora. Il governo, dove insieme a Mussolini sedevano ancora alcuni fiancheggiatori non fascisti,
Il governo non poteva ancora muoversi come un'entità del tutto sciolta da ogni controllo. La polizia, la magistratura potevano, come avevano fatto fino allora, anche prima della marcia su Roma, chiudere un occhio di fronte alle violenze, ai pestaggi, ma potevano anche, in presenza di un delitto particolarmente grave, invece aprirgli gli occhi e fare delle indagini, fare il loro mestiere. Anche perché siamo in presenza di un regime che appunto non era ancora così consolidato e molti non sapevano come le cose sarebbero andate a finire. E questo, secondo me, è questa situazione che spiega gli eventi che altrimenti sono difficili da spiegare, che seguono immediatamente l'uccisione di Matteotti. Torniamo a quella sera del 10 giugno 24, gli assassini tornano a Roma alle 22:30, 6 ore dopo il sequestro. Perché ci abbiano messo tanto non si sa. Qualcuno sostiene che abbiano loro stessi, che abbiano girato a lungo per trovare un posto per sbarazzarsi del cadavere, forse hanno aspettato che facesse buio per fare questa operazione, buio e anche fresco, chissà. Non c'era l'ora legale nel 1924. Fatto sta che rientrano a Roma dopo essersi sbarazzati del cadavere, operazione per la quale evidentemente non erano preparati, se è vero che, come sembra, hanno utilizzato niente meno che gli utensili in dotazione all'auto per scavare alla bella e meglio questa fossa. Tornano a Roma alle 22:30, incontrano varie persone, a mezzanotte Dumini va da Filippelli a riportargli la macchina, evidentemente gli racconta quello che è successo, decidono che la macchina è meglio nasconderla nel garage di un privato, di un collaboratore del Corriere Italiano che non sapeva nulla della questione, la nascondono, nei giorni seguenti Dumini dovrebbe occuparsi di ripulire la macchina dalle tracce del delitto, cosa che non farà molto male, peraltro non era neanche in questo un professionista. Intanto gli altri membri del comando lasciano Roma, se ne tornano in gran fretta alle loro abitazioni, a Milano per lo più. Non vi ho detto prima, erano tutti lombardi, salvo Dumini che era toscano di origine, gli altri erano tutti lombardi, la Lombardia era la culla del primo fascismo, e questo però significa che erano anche persone che non avevano grande dimestichezza con la topografia di Roma e dei dintorni di Roma, molto probabilmente. Comunque, anche Dumini la sera del 12, 2 giorni dopo quindi il delitto, si appresta a lasciare Roma, va alla stazione a prendere il treno della notte per Milano, ma mentre sta per prendere il treno viene intercettato dalla polizia e arrestato. Nel giro di pochi giorni anche tutti gli altri vengono arrestati. Come mai? Era successo che nei giorni precedenti il delitto due portieri, una coppia di portieri di una casa vicino a quella di Matteotti, avevano notato questa macchina che girava all'intorno con aria sospetta, pensando che potesse prepararsi un furto, avevano preso il numero della targa e lo avevano comunicato alla polizia. Dalla targa alla macchina, dalla macchina a Filippelli, da Filippelli agli assassini, il passo è breve e quindi vengono tutti arrestati, cosa che questi non avevano previsto, cioè non avevano previsto che ci fosse una normale indagine di polizia e che poi ci fosse subito dopo anche una normale, anzi una severa istruttoria, affidata tra l'altro a un giudice onesto e antifascista, si chiamava Mauro Del Giudice. E questo evidentemente è un fatto che loro non avevano previsto. Ma intanto, come potete capire, la notizia dell'arresto di Dumini fa scoppiare veramente il caso, che ancora non era scoppiato, l'arresto di Dumini e il ritrovamento dell'auto in una carrozzeria del quartiere Flaminio, qui vicino. Dicevo, il caso non era scoppiato subito. La mattina dell'11 la moglie di Matteotti e i colleghi di Matteotti, che non lo vedevano arrivare alla camera, si preoccupano e cominciano a denunciare la sua scomparsa, ma ancora i giornali del 12 non ne parlano.
I giornali del 13, Dumini è stato arrestato la notte fra il 12 e il 13, i giornali del 13 ancora non hanno la notizia dell'arresto di Dumini e quindi parlano, ed è la prima volta che ne parlano, di misteriosa scomparsa dell'onorevole Matteotti. Per lo più in articoli di spalla, cioè sul lato destro del giornale. Il pomeriggio del 12, quindi due giorni dopo, Mussolini è intervenuto alla Camera, perché alla Camera e alcuni deputati socialisti, la Camera era aperta in quei giorni, alcuni deputati socialisti interrogano il governo su questa misteriosa scomparsa, si parlava ancora di misteriosa scomparsa. E Mussolini risponde dicendo che lui ha dato tutte le disposizioni per ricercare lo scomparso e addirittura di cercarlo ai posti di frontiera, lasciando quasi capire che potrebbe essere scappato. Quando dice queste cose Mussolini mente, perché in realtà sa già benissimo quello che è successo. Sa quello che è successo perché glielo ha detto sicuramente il suo segretario stenografo, che si chiama Fasciolo, proprio così, Fasciolo, il quale Fasciolo lo ha saputo dagli assassini che ha incontrato la sera stessa del delitto al centro di Roma. Quindi Mussolini lo sa, ma mente, dice che darà disposizioni per cercarlo. Ancora non si sa che Mussolini sa, ma ugualmente già queste notizie sulla misteriosa scomparsa suscitano un sospetto e già tira una brutta aria per Mussolini e per i suoi collaboratori, perché tutti sanno cosa era successo all'indomani del discorso del 3, anzi subito dopo il discorso del 30 giugno. Minacce, non si sa bene che cosa avesse detto Mussolini, cose tipo o Cesare Rossi, ma insomma, ma che fa Dumini, che fa la cieca fascista, si erano sentite frasi di questo genere. Tant'è che già in questa seduta del 12 un deputato repubblicano, che si chiama Eugenio Chiesa, dice una frase clamorosa, dice: il capo del governo tace, dunque è complice. È un po' una voce dal sen fuggita, cioè lui questa specie di accusa così formulata distinto, che poi Chiesa dovrà ritirare, perché ancora non si sa neanche con certezza che Matteotti sia morto, siamo ancora al pomeriggio del 12, Dumini non è stato ancora arrestato. Questa accusa, dicevo, riflette una convinzione diffusa. La convinzione diffusa è quella che riguarda una qualche responsabilità diretta, personale, di Mussolini nel delitto. È un tema questo che da allora ha continuato a far discutere. Ora, intendiamoci, sulla responsabilità politica oggettiva di Mussolini non ci sono dubbi, anche perché la responsabilità politica se l'è assunta lui poi il 3 gennaio, come vedremo. Più controversa è invece la questione dell'esistenza o meno di un ordine, di un mandato a uccidere. Allora, quando riprende la parola, abbiamo visto che era intervenuto il 12, quando ancora diceva misteriosa scomparsa, farò di tutto per ritrovarlo. Il 13 Mussolini reinterviene di nuovo alla Camera perché sollecitato e a questo punto non si può più parlare di scomparsa. E Mussolini in qualche modo respinge l'accusa che sente, anche se non è stata ancora formulata, che sente intorno a sé, con il classico argomento del cui prodest. Che cosa dice Mussolini? Dice: solo un mio nemico che da lunghe notti avesse pensato qualche cosa di diabolico poteva effettuare questo delitto, che oggi ci percuote di orrore e ci strappa grida di indignazione. Questo dice Mussolini. In realtà noi abbiamo ottimi motivi per pensare che anche in questo caso mentisse, nel senso che lui aveva tutto l'interesse a una scomparsa di Matteotti, che era il suo nemico più pericoloso e più esplicito. Per rafforzare questa tesi, per appunto cercare un movente, alcuni studiosi, fra questi Mauro Canali, che ha scritto un libro una decina di anni fa, un libro molto ampio e documentato sul caso Matteotti, di cui io mi sono molto servito,
dicevo, molti studiosi hanno battuto la pista cosiddetta affaristica. Che cosa significa? Significa che Matteotti avrebbe scoperto e si sarebbe prestato a denunciare una losca trama, una storia di tangenti, per capirci, per delle ricerche petrolifere da svolgere in Italia con una società americana, e sarebbe stato ucciso per questo. Questa tesi non mi convince, questa chiave di spiegazione per me non è convincente, perché l'affare non era né così segreto, era già stato denunciato da altri organi di opposizione, né così importante da giustificare un delitto di questo genere, un delitto così grave con tali conseguenze. Ma soprattutto questa chiave di spiegazione secondo me è superflua. Mussolini aveva, ripeto, l'interesse a fare scomparire Matteotti perché era un ostacolo al suo progetto politico, che era quello di allargare il più possibile l'area dei suoi consensi, di diventare un po', di confondere sempre più il governo con la nazione, il fascismo con la nazione. Questa era un po' la sua strategia di quel momento, non sappiamo poi quali fossero i suoi piani a lungo termine. E Matteotti era un ostacolo a tutto questo. Quindi il movente esisteva. Se io penso però che la tesi del mandato a uccidere stia poco in piedi, non è per l'assenza del movente che c'è, appunto, ma è per le modalità con cui è avvenuto il delitto. Per questo discorso della scarsa professionalità, della scarsa preparazione, come volete. In parole povere, se si accetta l'idea che l'ordine partisse dal capo del governo, che si trattasse quindi di un omicidio di Stato, bisognerebbe spiegare, uno, perché gli assassini si fanno notare in tutti i modi, anche prima del delitto, perché non usano una targa falsa, che quantomeno avrebbe reso più difficile l'identificazione della macchina, perché non uccidono subito Matteotti, se questo era lo scopo, nelle vie più brevi, per esempio con un colpo a bruciapelo. Perché soprattutto non hanno evidentemente un piano per sbarazzarsi del cadavere. Sono state fatte tante ipotesi su questo, detto forse c'era un deposito di calce, dove, ma allora non si capisce perché non ci siano andati, perché abbiano preso quella via e poi abbiano girato alla ricerca di un bosco, di una radura dove seppellire il cadavere. Infine, ultima cosa pure importante, perché se era un omicidio di Stato sono stati arrestati subito, perché non avevano le coperture necessarie in una polizia che era comandata da questo signore qua. E invece, no, vengono subito arrestati e messi in galera. Questi sono i motivi per cui io credo, sono convinto, che lo scenario più plausibile, anche se certezze non ne abbiamo naturalmente in questo campo, sia quello della spedizione punitiva conclusasi tragicamente, al di là delle intenzioni di chi l'aveva organizzata. Una spedizione ordinata da uomini dello stretto entourage di Mussolini, più sospettato è Marinelli, certo non all'insaputa di Mussolini stesso. Matteotti probabilmente non doveva essere solo picchiato, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di caricarlo in macchina e di sequestrarlo. Doveva essere punito, umiliato con l'olio di ricino o in chissà che altro modo. Non dobbiamo dimenticare che lo scopo delle azioni squadristiche non era solo quello di intimidire, di usare deterrenza nei confronti degli avversari reali o potenziali, era anche quello di umiliare gli avversari, di distruggere la loro figura pubblica. Io penso che la reazione di Matteotti, che era un uomo, avete visto, giovane, robusto, la sua reazione disperata abbia provocato la coltellata, il colpo di pugnale, che forse non era in programma, ma che comunque era, come dire, rientrava perfettamente nel repertorio di questi arditi che con il pugnale, come sappiamo, avevano una grande familiarità. Voglio sottolineare, ipotizzare questo scenario come il più plausibile, per me lo è,
anche se nulla è sicuro, non significa assolvere Mussolini dalle sue responsabilità. Le sue responsabilità ci sono quando si pratica sistematicamente la violenza nei confronti degli avversari. La morte di una vittima è un evento ampiamente prevedibile e previsto. E di morti il fascismo ne aveva già fatti tanti, anche se nessuna morte aveva avuto il carattere di gravità, di esemplarità di quella di Matteotti, che infatti diventa subito uno scandalo appunto anche nel senso evangelico del termine, cioè la rivelazione di una realtà che si ignorava, si fingeva di ignorare e che da ora in poi non si può più ignorare. E infatti appunto il caso esplode. Esplode, come dicevo, dopo l'arresto dei colpevoli, quello è il punto di svolta. Il 14 già i giornali di opposizione, e non solo quelli di opposizione, dedicano al fatto titoli a tutta pagina, riempiono ormai le prime, per molti giorni le prime pagine dei quotidiani, titoli a tutta pagina, che parlano apertamente, avete visto, di delitto, denunciano il clima in cui il delitto è maturato. Intanto gli avversari tacciono, non parlano, non dicono niente, negano l'evidenza. Quel poco che dicono, il molto che si sa di loro, però basta a mettere nei guai mandanti e complici diretti. Rossi, Marinelli, Finzi, Filippelli, Finzi forse era quello che c'entrava meno, ma comunque. Questi vengono subito intanto fatti dimettere. Sono costretti a dare le dimissioni dalle loro cariche. E poi sono colpiti da mandati di cattura, anche loro sono indagati, colpiti da mandati di cattura, da una magistratura che fa sul serio, e arrestati, chi prima, chi dopo, Marinelli, Rossi, Filippelli, finiscono tutti quanti in galera nel giro di pochi giorni. E una volta arrestati, una volta dimissionati, si rivelano loro l'anello debole della catena omertosa. Perché? Perché gli assassini, i sicari, gli avanzi di galera, quali erano? In galera ci potevano anche stare, c'erano abituati, probabilmente gli sarà stata fatta qualche promessa. Questi altri invece, i politici, i dirigenti, gli ambiziosi, emergenti, hanno paura e non a torto di diventare anche loro i capri espiatori, non ne vogliono sapere, cominciano quindi a parlare, cercano contatti con l'opposizione, naturalmente temono per la loro vita, e si assicurano nell'unico modo possibile, che è quello di scrivere memoriali e di affidarli a mani sicure. Così fanno Finzi, Rossi, Filippelli. Capite, questo è il meccanismo a valanga di tanti scandali. Uno comincia a parlare, accusa un altro, allora cominciano a parlare anche gli altri, i giornali pubblicano rivelazioni. Scandali che spesso, lo abbiamo visto, travolgono governi, partiti, classi dirigenti. In questo caso invece no. Invece in questo caso il regime, anziché essere travolto, finirà col indurirsi, col irrigidirsi. E questo è l'esito appunto tragico politicamente di questa vicenda. E cerchiamo di capire perché, e ancora una volta dobbiamo tornare un momento indietro, cioè immediatamente al 13, al giorno dopo l'arresto di Dumini. La mattina del 13, questo è un altro momento importante, i rappresentanti dei gruppi di opposizione, dei partiti di opposizione, che sono i socialisti, i due partiti socialisti, massimalisti e riformisti, comunisti, popolari, liberali d'opposizione, i seguaci di Amendola, i democratico-sociali, i repubblicani, i sardisti, si riuniscono in una sala di Montecitorio, approvano un ordine del giorno in cui dichiarano che non parteciperanno ai lavori della Camera finché la situazione non sarà chiarita. È il preludio di una scelta astensionistica che sarebbe stata poi formalizzata due settimane dopo. La mattina del 13, il pomeriggio del 13, Mussolini, l'abbiamo visto, parla di nuovo alla Camera, è il discorso del mio peggior nemico, eccetera, eccetera. Si dichiara comunque addolorato, dichiara che giustizia sarà fatta. La Camera, in assenza dell'opposizione, che ha deciso di astenersi già da subito,
diciamo, si accontenta di queste spiegazioni. Dopodiché il Presidente della Camera, Alfredo Rocco, constatato che non vi sono altri punti all'ordine del giorno, cosa fa? Aggiorna i lavori della Camera sine die. I deputati saranno convocati a domicilio. In pratica la Camera si chiude, si poteva fare questa cosa allora, ma certo non era corretto in assenza dell'opposizione. Comunque viene meno la tribuna principale dalla quale il fascismo poteva essere messo in difficoltà, messo sotto accusa. Nella Camera, in quel che resta della Camera, cioè nella sua maggioranza, non c'erano solo fascisti, attenzione, c'era anche una componente non fascista, liberali, moderati, ex combattenti dell'Associazione Nazionale Combattenti, vari esponenti più o meno isolati. C'era poi il Senato, dove pure c'erano anche lì parecchi non fascisti, c'era Benedetto Croce, tanto per fare un nome. Però attenzione, in questa fase, in questo momento cruciale, questo pezzo del mondo politico, questo pezzo della classe dirigente italiana, che era più che un pezzo della classe dirigente italiana, erano quelli che avevano governato il paese fino a poco tempo prima, una parte almeno di quelli, altri stavano sull'Aventino. Ecco, questa parte della classe dirigente italiana viene clamorosamente meno a quello che sarebbe stato il suo compito. Tace, si adatta, in pratica affida a Mussolini e al fascismo il compito di autonormalizzarsi, di smaltire quelle scorie che impedivano la loro piena costituzionalizzazione. Esempio tipico di questo atteggiamento è un'intervista rilasciata da Benedetto Croce il 25 giugno, all'indomani di un voto al Senato che aveva a schiacciante maggioranza dato la fiducia al governo. Sentite cosa dice Croce. Non si poteva aspettare e neppure desiderare che il fascismo cadesse a un tratto. Esso non è stato un infatuamento o un giochetto. Ha risposto a seri bisogni, ha fatto molto di buono. Secondo Croce si doveva dare al fascismo il tempo per compiere quello che lui chiama il necessario processo di trasformazione, un ritornello che si ripeteva negli ambienti dei fiancheggiatori ormai da molto tempo, ma che dopo un fatto come il delitto Matteotti sarebbe dovuto suonare quantomeno sinistro. Ecco, questo non significa che il fascismo se la passasse bene in quei giorni. Al contrario succede che le notizie che arrivano dopo l'arresto di Dumini, la scoperta dell'auto, sul delitto e soprattutto le notizie su questo fetido entourage che si muoveva intorno ai vertici del potere fanno montare un'ondata di sdegno, di indignazione popolare che sembra poter travolgere tutto. Lo vediamo dalle tirature altissime dei giornali d'opposizione, lo vediamo anche dalle manifestazioni popolari di cordoglio, di omaggio sul luogo. Vedete, questo è un giornale illustrato, una specie di illustrazione del popolo, una specie di Domenica del Corriere. Si vede appunto i fiori, le croci, le persone che vengono a portare omaggi sul luogo esatto, appunto, dove adesso c'è il cosiddetto scalo de Pinedo, sul luogo del rapimento e dell'assassinio di Matteotti. Tutte le testimonianze dell'epoca, a cominciare dai rapporti dei prefetti che tengono il polso della situazione, convergono nel descrivere un paese da cui i segni esteriori del fascismo sembrano scomparsi come per incanto. Molti pensano che Mussolini ormai è alla fine della sua carriera. Ma attenzione, si tratta di un movimento di opinione pubblica che, come tutti i movimenti di opinione pubblica, è mutevole, è volatile, se non trova un appiglio politico istituzionale capace di dargli corpo e di dargli sbocco. E invece questo appiglio non si trova. Intanto Mussolini non sta fermo, Mussolini si muove. Prima abbiamo visto c'è la decapitazione dei membri più compromessi, la decapitazione metaforica del suo staff, Rossi, Marinelli, eccetera. Le dimissioni di Finzi da sottosegretario all'interno, le dimissioni subito dopo, il 16, di De Bono da capo della polizia, sostituito da un prefetto di carriera. Il 17 giugno è Mussolini a fare un passetto indietro.
lascia il Ministero degli Interni a Luigi Federzoni, che era un ex nazionalista e soprattutto aveva fama di uomo d'ordine, di uomo di forti sentimenti monarchici. Ancora, alla fine di giugno, il 30, approfittando delle dimissioni di alcuni ministri, Mussolini fa un rimpasto e immette nel governo altri elementi moderati, fra cui due liberali di destra, due liberali Salandrini, Sarrocchi e Casati. Da notare la presenza nel governo di Alessandro Casati, il quale Casati era rampollo di una nobile famiglia lombarda, cattolico liberale, amicissimo di Benedetto Croce. Sarà dopo la guerra ministro nei governi dell'Italia liberata, sarà membro del CLN, padre di un caduto nella lotta di liberazione, è un'icona dell'antifascismo liberale. Bene, questo signore dalla fine di giugno del 24 fino al 3 gennaio, al 2 gennaio del 25, sta dentro il governo, questo è un fatto sintomatico, sta dentro il governo Mussolini all'indomani del delitto Matteotti. Comunque, questi mezzi passi indietro servono a Mussolini per tamponare la crisi, non gli servono certo a spegnere la protesta dell'opposizione, che alla fine di giugno prende definitivamente la forma della secessione aventiniana. 27 di giugno i rappresentanti dei partiti che ho detto prima ribadiscono la scelta di astenersi dai lavori in aula, attenzione, dai lavori della Camera in aula, scelta al momento priva di significato perché la Camera era chiusa, non c'era aula. Chiedono la formazione di un nuovo governo e pongono per il loro rientro due condizioni irrinunciabili: la fine di ogni illegalismo e lo scioglimento di ogni milizia di parte, con evidente riferimento alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale che era stata istituita fra fine 22 e inizio 23. Quindi abbiamo appunto l'Aventino, che è appena il caso di sottolinearlo. Non è un luogo fisico, non è il quartiere di Roma, è una metafora, è, per dirla con le parole di Turati, l'Aventino delle nostre coscienze. Una definizione che già in qualche modo ci dice qual è il carattere di questa protesta. Una protesta morale, essenzialmente, una protesta strettamente legalitaria che punta a sollevare una questione morale tale da schiacciare in qualche modo il fascismo, soprattutto attraverso una insistente campagna di stampa, esclusa a priori a ogni ipotesi di ricorso alla piazza, fosse pure nella forma dello sciopero generale. Questa è un'altra questione, lo sciopero in realtà volevano proclamarlo per i funerali di Matteotti, ma il cadavere non si trovava. Allora si decide per uno sciopero simbolico di 10 minuti, proprio il giorno 27 giugno, il giorno in cui si nasce l'Aventino, uno sciopero simbolico che ha un enorme successo, ma è appunto simbolico. Qual è la speranza? La speranza è quella del Deus ex machina, nella persona del re, il quale, secondo le aspettative, dovrebbe a un certo punto intervenire di fronte a tutto quello che sta uscendo fuori, sfiduciare Mussolini e fare un governo d'emergenza con un vecchio esponente liberale o con magari un militare. Questa impostazione non piace naturalmente alle componenti più dinamiche, più impazienti dello schieramento di opposizione. Non piace a Gobetti, che vorrebbe l'Aventino costituito in antiparlamento, ipotesi per la verità abbastanza arrischiata. Non piace ai comunisti, che contestano tutto di questa piattaforma legalitaria, che infatti abbandonano dopo pochi giorni il comitato dell'opposizione e all'Aventino in pratica non partecipano, perché poi in autunno ritornano alla Camera. Dicevo, i comunisti rifiutano proprio questa impostazione legalitaria. Addirittura, sentite cosa dice Gramsci nell'agosto, i primi di agosto del 24, in un comitato centrale, un documento ufficiale, dice che i comunisti vogliono abbattere non solo il fascismo di Mussolini, ma anche il semifascismo di Amendola, Sturzo e Turati. Questo dice Gramsci.
tra l'altro parlando di uno che di lì a poco sarebbe stato ucciso dal fascismo e di un altro che sarebbe stato costretto, che stava incamminandosi verso l'esilio, ovvero Sturzo. Ma a parte questi giudizi, anche gli storici per lo più hanno dato, con qualche eccezione, un giudizio abbastanza severo sull'esperienza aventiniana. Perché? Perché si trattava di una posizione sterile che rifiutava di percorrere entrambe le vie possibili. Da un lato la via appunto rivoluzionaria, dall'altro la via invece della manovra politica, della manovra a tutto campo, che era invece ostacolata da questa secessione. Tutto vero, ma ci si può chiedere se poi queste due strade alternative fossero o meno realmente percorribili. Io ne dubito. Sulla possibilità di rovesciare il governo con un'iniziativa di piazza nessuno allora si faceva alcuna illusione. C'erano i ricordi recenti del Biennio Rosso, delle paure che aveva suscitato. Una iniziativa di tipo rivoluzionario avrebbe sicuramente ricompattato il governo fascista e i moderati e permesso ai fascisti di scatenare una repressione legale contro le opposizioni. E in particolare contro un movimento operaio che era ridotto ormai molto male, era in gravissima crisi di consensi, aveva subito una serie di sconfitte. Chiamare il movimento operaio alla mobilitazione avrebbe significato esporlo a una orribile punizione peggiore di quella che c'era stata 2 anni prima con il famoso sciopero legalitario dell'agosto del 22. L'altra via, quella politico-parlamentare, anche qui i margini erano molto stretti, forse inesistenti. Per valutare tutto questo noi dobbiamo tener conto di un dato che spesso, secondo me, si trascura. Con le elezioni del 1924, con la legge Cerba, con le elezioni del 24, Mussolini si era procurato alla Camera una maggioranza di ferro. Attenzione, non una maggioranza che comprendeva fascisti e fiancheggiatori, ma grazie al modo in cui era stata fatta l'operazione di composizione delle liste. La lista vincente era una lista bloccata che veniva eletta in blocco. Bene. I fascisti avevano fatto in modo che in questa lista la grande maggioranza fosse di fascisti e che in questo modo la maggioranza anche della Camera fosse una maggioranza fascista. Quella era una Camera con una maggioranza fascista. Questo che cosa significava? Significava che perché questi rapporti di forza si mutassero, si capovolgessero, dovevano succedere 3 cose. Doveva succedere, in primo luogo, che tutti i fiancheggiatori abbandonassero il governo, tutti. E questo si verificherà solo più tardi e parzialmente. Doveva succedere che anche una parte dei deputati fascisti abbandonassero il governo e si unissero ai fiancheggiatori. E questo non succede. Doveva succedere che gli aventiniani tornassero in aula e si unissero a tutte quante le opposizioni, che si formasse un fronte larghissimo che doveva comprendere dai comunisti fino ai fascisti moderati, cosa secondo me quantomeno improbabile. In assenza di un pronunciamento del Parlamento era del tutto illusorio sperare che il re intervenisse di sua iniziativa, che facesse una specie di 25 luglio con 19 anni di anticipo. Sappiamo che anche per fare il 25 luglio ci pensò parecchio ed ebbe bisogno tra l'altro di un appiglio, cioè dell'ordine del giorno grande. Quel re non avrebbe mai fatto nulla del genere. Ecco, questa diagnosi che ho cercato così di formulare non deve suonare del tutto assolutoria nei confronti degli aventiniani. Errori ne fecero anche loro. Lo sciopero andava fatto comunque, lo sciopero generale, a prescindere dalla sua durata, per una questione di principio, quali che ne fossero i costi. La manovra parlamentare andava tentata in autunno, quando sembra che si apra qualche spiraglio, bisognava provarci quantomeno. Quello che intendo dire è un'altra cosa, è che se la situazione era già così compromessa, questo vuol dire che gli errori erano stati fatti prima
e si potrebbe andare molto indietro, ma almeno bisogna ricordare che dopo la marcia su Roma Mussolini aveva governato per un anno e mezzo una Camera, avendo una Camera in cui i fascisti erano una esigua minoranza, gli altri lo potevano sfiduciare quando volevano e non lo hanno fatto. Non solo, ma hanno poi accettato di votare, e lì anche, sarebbe anche quella un'altra storia, questo congegno infernale della legge Acerbo, che loro non avevano capito, ma in realtà dava a Mussolini la possibilità di fare quello che poi Mussolini fa, di procurarsi una maggioranza parlamentare. Ora, in uno Stato, in un regime parlamentare, qual era tutto sommato quello italiano, chi ha la maggioranza parlamentare può fare quasi tutto, può stravolgere, come poi Mussolini farà, i lineamenti dello Stato liberale, dello Stato di diritto, delle istituzioni rappresentative con le quali l'Italia si era costituita in nazione. Tornando all'Aventino e concludendo sull'Aventino, io penso che nel darne un giudizio complessivo bisogna pensare che il suo significato trascende la sua operatività, che fu nell'immediato scarsa, come vedremo. Guardiamo alle forze che ne costituivano l'asse portante, che erano poi sostanzialmente, senza far torto alle forze minori, socialisti riformisti, popolari e liberali amendoliani. Giovanni Amendola, che invece era ancora giovane, era della generazione di Matteotti e di Mussolini, dei nati nei primi anni Ottanta, così come anche Alcide De Gasperi, che era diventato proprio in quel periodo il vero leader del Partito Popolare dopo che Sturzo era stato emarginato. Erano dei quarantenni, Turati ormai invece andava verso i 70. Questi rappresentano qualcosa, rappresentano non solo una possibile coalizione politica, una specie di centro-sinistra avanti lettera, ma rappresentano qualcosa di più importante, rappresentano una scelta, una opzione, una rivendicazione di priorità dei valori della democrazia e dello Stato di diritto rispetto a qualsiasi altra pregiudiziale, che poteva essere nazionale, poteva essere confessionale, poteva essere classista. No, prima viene la democrazia. Tutto questo può sembrare oggi scontato. Non lo era, come potete capire, allora, in un momento in cui il fascismo stava diventando dittatura e Benedetto Croce si preoccupava che cadesse troppo presto e Antonio Gramsci lo accomunava nella condanna al liberalismo, al popolarismo e al socialismo riformista. Quindi, almeno da questo punto di vista, onore a questi uomini e all'Aventino. Questo però è un discorso che, come dire, è valido sui tempi lunghi. Sui tempi brevi, che poi sono i tempi in cui si prendono le decisioni, invece la scarsa incidenza dell'opposizione favorisce il gioco di Mussolini, che conta non a torto sul passare del tempo, perché più passa il tempo più l'indignazione si placa, la mobilitazione si sgonfia. Che cosa fa Mussolini? Mussolini deve impegnarsi su vari fronti. Ovviamente quello degli oppositori, che in realtà non li danno, poi gli oppositori aperti, che non li danno troppi fastidi in questo periodo. Poi i fiancheggiatori, i suoi alleati, quelli che ancora credono che lui si metterà sulla buona strada, che però gli chiedono prove di tutto questo. E dall'altra parte, forse più fastidiosi di tutti, ci sono i suoi stessi seguaci, i fascisti duri, gli squadristi, che premono invece perché lui faccia qualcosa. E che cosa dicono gli intransigenti? Dicono, ma insomma, il fascismo è stata, ce l'avete sempre detto che il fascismo è stata una rivoluzione, abbiamo addirittura cambiato il calendario dalla marcia su Roma. Se è stata una rivoluzione, come può lasciarsi mettere sotto accusa dai suoi avversari e non sbaragliarli subito e non farli tutti a pezzi? Questo è ciò che dicono con qualche coerenza i fascisti intransigenti. E Mussolini si barcamena, come ha sempre fatto, cioè gioca ora sull'uno ora sull'altro tavolo, dà qualche contentino, qualche discorso truce per accontentare la base intransigente, qualche invece segnale di normalizzazione per accontentare
i fiancheggiatori, ma è certo è una coperta corta, vi potrei citare tanti episodi. Dicevo, Mussolini si trova con questa coperta corta che se la tira da una parte lascia scoperto un versante e viceversa, si accontenta gli intransigenti, scontenta i moderati. Ma quindi ha qualche difficoltà, ma intanto il tempo passa, intanto passa l'estate e non succede niente. O meglio, c'è un momento in cui il fascismo è di nuovo in difficoltà. Questo momento è, come vi dicevo, il ritrovamento del cadavere di Matteotti il 16 di agosto. E qui abbiamo veramente, anche se siamo al 16 di agosto, un grande ritorno di commozione pubblica, una grande ondata di sdegno, cioè di nuovo riprende il sopravvento, soprattutto questa ondata, soprattutto quando c'è la cerimonia, ci sono i funerali che per volontà di Mussolini non si tengono a Roma ma a Frattapolesine, però c'è la cerimonia della traslazione della salma da Roma a Frattapolesine e lì si vedono delle scene che sono veramente molto commoventi. In Italia povera, in Italia contadina, che ancora si commuove appunto di fronte a questo delitto. Ma questa ondata, come tutte le ondate, dura poco, poi rifluisce anche perché 12 di settembre a riequilibrare in qualche modo la situazione ci pensa il solito esaltato, non sappiamo bene quanto politicamente motivato, che prende una pistola e spara a un deputato fascista che si chiamava Armando Casalini a Roma. Questo significa che il fascismo può mettere in atto una serie di rappresaglie, di nuove violenze, questo significa che il fascismo ha ora un suo martire da contrapporre a Matteotti. Ma in realtà ormai l'attenzione di tutti è rivolta a quello che succederà alla Camera, che finalmente il 12 novembre, pensate, il 12 novembre, si decide di riaprire, c'erano degli adempimenti, bisognava approvare i bilanci dell'interno e degli esteri. Succedono tante altre cose in questo periodo, ma non ve le posso raccontare, sono già credo abbastanza in ritardo, sì parecchio, non mi manca molto comunque. La Camera finalmente riapre e c'è subito una novità. La novità è che Giolitti passa all'opposizione. Finalmente, era ora, che intorno a Giolitti, molto anziano ma sempre autorevole, si forma una piccola pattuglia che si chiama l'opposizione in aula, piccola, perché poi quando si va a votare sono veramente pochi, sono, pensate, i voti a favore sul bilancio degli interni sono 337, 17 contrari e 18 astenuti, il rapporto è di 1 a 10, prima di fare tremare il governo ancora ce ne voleva. Al Senato l'esito è un po' meno schiacciante, ma anche lì è importante perché si votano contro, si astengono e parlano contro il governo alcuni pezzi grossi, alcuni pezzi dell'establishment, industriali, generali della Prima Guerra Mondiale. Insomma, qualche cosa sembra che si stia muovendo, molti sperano che si muova. Si spera, per esempio, che gli aventiniani tornano alla Camera e che si verifichi quell'ipotesi di cui vi dicevo prima, gli aventiniani tornano alla Camera, la maggioranza fascista si sfalda. Gli aventiniani in realtà decidono di non tornare alla Camera, decidono di restare dove erano e decidono di intensificare invece la loro campagna di stampa attraverso varie pubblicazioni, attraverso un'iniziativa giudiziaria che è la denuncia di De Bono, che era senatore al Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, da parte di Giuseppe Donati, direttore del Popolo, e poi la pubblicazione sul Mondo del memoriale di Cesare Rossi, che accusa esplicitamente, anche se non in modo poi così preciso, il capo del governo. Tutte queste cose però in realtà non servono a niente perché l'opinione pubblica sì, è colpita da queste rivelazioni, ma in gran parte erano cose che già si sapevano. Il re non si muove e quindi non succede niente. Sull'altro versante, quello dei fascisti moderati, lì anche lì sembra che qualcosa si muova, c'è una riunione, in 44 si riuniscono a casa di uno di loro, sembra su incoraggiamento degli ambienti di corte, parlano, complottano, pensano come si può fare a uscire da questa situazione, ma non ne esce fuori nulla di concreto. Anche perché il 20 di dicembre, il giorno stesso di questa riunione,
Mussolini inventa un'altra mossa spiazzante. Che cosa inventa Mussolini? Annuncia un disegno di legge per la reintroduzione del collegio uninominale e chiede nel contempo al re di rilasciargli un decreto di scioglimento della Camera in bianco. Il re non lo farà, sarà forse il suo ultimo rifiuto a Mussolini, ma comunque l'aria è quella che si rifanno le elezioni, forse, e che si fanno con un altro sistema elettorale. La materia elettorale era anche allora molto, molto trattata, diciamo così, e addirittura con il collegio uninominale. Che cosa significa questo? Significa che, sentendo parlare di elezioni, i fascisti, moderati, intransigenti, soprattutto quelli moderati, si danno un po' una calmata, perché se si fanno le elezioni vuol dire che bisognerà ricandidarsi, molti erano alla loro prima legislatura, si dipende da chi decide le candidature, poi, cioè dal governo, da Mussolini. Quanto ai liberali, bisogna ricordare che il collegio uninominale era il loro Eden, il paradiso perduto, il sogno proibito, era ciò che loro volevano, era, per capirci, come se oggi qualcuno andasse a proporre il proporzionale puro a Mastella e Di Liberto, che cosa che forse si farà. No, parliamo di cose serie. Vi prego. I liberali, di fronte alla prospettiva del collegio uninominale, che a torto pensavano potesse essere lo strumento con cui loro recuperavano l'egemonia perduta, anche lì sbandano. E Mussolini probabilmente già pensa di passare al contrattacco, anche perché nel frattempo il fascismo intransigente, il solito fascismo intransigente, si rimobilita, si muove in tutti i modi. Il 31 di dicembre in Toscana, soprattutto a Firenze, c'è un'offensiva squadristica come non se ne vedevano da un pezzo, con morti, feriti, sedi devastate, di partiti, giornali, eccetera, eccetera. Lo stesso 31 dicembre 1924, Mussolini passa un capodanno piuttosto agitato. I cosiddetti consoli della milizia, i 33 comandanti di legione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, lo vanno a trovare a Palazzo Chigi, e non per fargli gli auguri. Perché i due capi, che si chiamavano Galbiati e Tarabella, lo affrontano, almeno così sembra dai racconti, perché nessuno poi dei presenti a quella riunione ha direttamente raccontato questa storia, ma insomma lo affrontano a brutto muso e gli dicono: caro Duce, o tu smetti di trattare, di traccheggiare, oppure noi faremo qualcosa di clamoroso. Mussolini assicura: dice, non vi preoccupate, adesso ci penso io, passo io all'offensiva. Non so se lo avesse già deciso di passare all'offensiva oppure lo decide in quella situazione perché costretto vi dà Galbiati e Tarabella, non lo so. Certo che pochi giorni dopo, il 3 gennaio, Mussolini si presenta alla Camera e col suo piglio più aggressivo e tiene uno dei suoi discorsi più famosi, il famoso discorso del 3 gennaio. Un discorso notissimo, non serve citarlo, solo la frase più famosa, che tutti peraltro conoscono: ebbene, dichiaro qui al cospetto di questa Assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. Segue poi l'annuncio di misure drastiche contro l'opposizione, misure che arriveranno puntualmente sotto forma di misure di polizia, sequestri di giornali, chiusura di sedi, eccetera, eccetera. Non tutti capiscono allora il significato di questo discorso, che pure era piuttosto eloquente. Molti pensano che ci siano ancora dei margini, anche perché da un punto di vista istituzionale non è successo nulla, ma di fatto è successo, e come noi sappiamo. Noi poi lo sappiamo perché possiamo ragionare col senno di poi, che con questo intervento la partita politica che era sembrata aprirsi all'indomani del delitto Matteotti si chiude definitivamente. Il re non trova niente da ridire, l'opposizione in aula
si ritorna al suo ruolo di pura testimonianza, la maggioranza fascista di fronte a questa prova di forza si ricompatta, l'opposizione ventiniana resta sulla Ventino e a questo punto, forse anche volendo, non potrebbe più scenderne. La costruzione dello Stato totalitario è cosa che ancora si protrarrà per un paio d'anni, non avviene subito, immediatamente, ma ormai la strada è aperta e gli ostacoli sono completamente rimossi. Ecco, questa è la fine della partita politica. Lasciatemi ancora pochissimi minuti per riferire degli strascichi giudiziari di questa faccenda. Noi abbiamo lasciato i colpevoli e i loro complici in galera. Che cosa ne è di loro? Bene. È un altro capitolo triste di questa storia, già molto triste. L'istruttoria viene prima interrotta, poi i magistrati inquirenti, quelli che avevano fatto così bene il loro dovere, del giudice Tancredi, vengono trasferiti. Non facciamo paragoni, perché non c'è da fare paragoni, questa cosa oggi per fortuna non succede. Lo dico sul serio. Vengono trasferiti, l'istruttore in altre mani si ridimensiona, alla fine si arriva alla fine del 25 a un rinvio a giudizio solo per omicidio preterintenzionale. Non solo, il processo viene spostato per quella che oggi si chiama, non so allora, legittima suspicione, da Roma in una sede più tranquilla, cioè a Chieti. Non solo, l'allora segretario del Partito Fascista, leader degli intransigenti e appena diventato, Dio solo sa come, avvocato, cioè Roberto Farinacci, assume platealmente, pare che Mussolini non fosse molto d'accordo, la difesa di Dumini. Il processo è un processo farsa, dura poche settimane, nel marzo del 26 si conclude con pene scandalosamente miti per solo tre dei responsabili, Dumini, Volpi e Poveromo. Gli altri due, l'autista Malacria e un altro, non si sa perché, sono assolti per insufficienza di prove, assolti anche tutti quanti i complici e i mandanti. Dei 5 anni e 11 mesi di condanna di Dumini e degli altri ne sconteranno in realtà molto pochi, perché arriva subito un'amnistia. Nel 1947, al fascismo caduto, si rifà un altro processo che arriva ovviamente a conclusioni diverse, però è un processo che si fa sulle vecchie carte e che, secondo me, più che sciogliere gli enigmi, costituisce una specie di risarcimento postumo. Questa volta gli esecutori materiali sono condannati all'ergastolo, che peraltro non scontano, perché arriva poi un'amnistia. Dumini entra in galera nel 1947, ne esce nel 1953, morirà poi a casa sua nel 1967, pare per un incidente domestico. Non so che cosa potesse essere questo incidente domestico. Gli altri, Malacria era morto nel frattempo e quindi non viene ovviamente condannato all'ergastolo, alcuni scappano, alcuni sono messi in galera, fanno però pochi anni. Cesare Rossi era scappato in Francia nel 26 dopo la pubblicazione del suo memoriale, perché ovviamente non ben visto dai fascisti, era scappato in Francia, si era unito ai fuorusciti, dopodiché Lovra lo aveva tirato in una trappola in Svizzera, lo aveva arrestato, riportato in Italia, dove era stato condannato dal Tribunale Speciale a 30 anni. Poi viene liberato, processato nel 1947 e assolto per insufficienza di prove. Come anche Filippelli. Degli altri protagonisti o coprotagonisti di questo affare bisogna ricordare almeno che Marinelli e De Bono avevano già fatto una brutta fine, erano stati fucilati a Verona nel gennaio del 1944 in quanto avevano votato l'ordine del giorno Grandi. Un altro coprotagonista di questa storia, Aldo Finzi, muore nel marzo del 1944 ed è fra le vittime delle fosse ardeatine.
forse perché era diventato antifascista, forse perché era di origine ebraica, anche se era convertito, non lo so. Comunque, credo come antifascista era stato messo in galera e muore alle Fosse Ardeatine. Durante tutto il periodo del regime, Mussolini si era naturalmente sforzato di fare svanire il più possibile, di sopire, che si parlasse insomma il meno possibile del delitto Matteotti. Aveva in parte blandito, in parte punito, quando si alzavano troppo la testa, gli assassini, gli aveva dato per lo più delle gratificazioni materiali. Aveva esercitato delle attenzioni alquanto pelose anche nei confronti della vedova e della famiglia Matteotti, tutto perché della cosa si parlasse il meno possibile. Quello che Mussolini però non può impedire è che si sviluppi negli ambienti antifascisti e non solo un mito di Matteotti. Sì, un mito, addirittura è stato scritto, si potrebbe fare un'altra lezione sul mito di Matteotti, non vi preoccupate, non lo farò. È stato scritto anche un libro su questo. Nasce un mito, cioè la trasformazione di Matteotti in Italia e fuori d'Italia in icona dell'antifascismo. L'antifascismo come valore, come scelta prioritaria, come opzione morale, nasce con il delitto Matteotti. Prima esisteva, naturalmente, era esistita già una opposizione al fascismo. Ma l'antifascismo, ripeto, come valore prioritario, nasce nell'estate del 24 e nasce nel nome di Giacomo Matteotti. Vi ringrazio, scusatemi se sono stato lungo.